meno 11 punti dal primo posto con 15 partite da giocare. Missione impossibile? Quasi, ma una piccola speranza c'è. Dipende dal Campobasso e da cosa riuscirà a fare nelle prossime gare e ovviamente dal cammino della capolista che, se decide di vincerle tutte o quasi, zittisce le antagoniste. Comunque una cosa è certa, il campionato non è ancora chiuso ed il Notaresco non può stare affatto tranquillo. Che il Campobasso ci creda lo si evince dalla condotta che la società ha sul mercato. Qualche giorno fa Giulio Sanseverino, non proprio l'ultimo arrivato, ieri un under di qualità, il classe 2000 Loris Barbetta. Una squadra, quella rossoblu, che ha raggiunto la quadra, un mix perfetto di gioventù ed esperienza. Rappresentante di quest'ultima categoria, l'attaccante Riccardo Musetti. Siamo molto contenti perché abbiamo battuto, ecco, la prima in classifica dopo una battuta d'arresto che è suonata un po' come anche una sconfitta, no? Perché abbiamo, parliamoci chiaro, domenica scorsa abbiamo buttato 2 punti, quindi anche il nostro morale era abbastanza a terra. E invece oggi siamo venuti qua, abbiamo fatto una gran partita. Io volevo fare i complimenti a tutti i miei compagni, che non era facile dopo una, come ho detto prima, dopo una quasi sconfitta di domenica, venire qua e mettere sotto la prima classifica con questa prestazione, quindi c'era da fare solamente i complimenti a tutta la squadra. In casa della capolista, quella dei Lupi, è stata una vera e propria prova di forza, senza cali di concentrazione. C'è stata più attenzione perché non volevamo commettere gli errori di domenica scorsa, perché domenica scorsa praticamente abbiamo buttato in un minuto, sembrava le 10 partite buone fatte, quindi abbiamo addrizzato le antenne e abbiamo cercato di non commettere, ecco, gli errori di domenica scorsa, quindi è per quello che l'attenzione era massima, abbiamo lottato su tutti i palloni fino alla fine, e credo che, ecco, il risultato sia meritato. Ieri al campo Toti Rauso è entusiasmo e nel contempo la convinzione che l'obiettivo è lontanissimo e la strada da fare ancora impervia. A mezzo servizio il solito Fabriani, forse anche per domenica. Squalifica in vista invece per il centrocampista Brenci, che in Abruzzo ha rimediato la quinta ammonizione. Con Brenci fermo ai box appare quasi scontato l'esordio di Giulio Sanseverino, mentre l'uomo del momento non può che essere Pietro Cogliati. La prestazione degli attaccanti va sempre in base al gol. Purtroppo alla fine ho avuto l'occasione, non l'ho fatta, ma io ho fatto la partita che dovevo fare, ho lottato avanti, ho cercato di allungare, tenere la difesa impegnata, e poi adesso abbiamo San Pietro che ogni palla che tocca fa gol, quindi siamo contenti perché ci godiamo, ecco, questo undicesimo risultato utile consecutivo. Peccato per i punti lasciati domenica scorsa e col Fiuggi e con l'Alta, che avremmo potuto essere più vicini, però facciamo partita dopo partita e vediamo poi dove arriviamo.